Zush! Benvenuti su MG, io sono Greta e se vedete del disastro dietro di me è perché ho cercato di mettere insieme la mia vita d'estate con una di quelle torture ad inflit che fanno le ragazze per truccarsi. Non ho più forze per sistemare la mia stanza, fa troppo caldo. Poi per essere professionale mi sono comprata anche uno di quei spray che fissa il trucco, capito? Tipo un... spero che resti lì. Yeah, 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 do you know the feeling? Sometimes you wake up young and sometimes you wake up old. Sento che è un pochino di tempo che non faccio una di quelle mie rant in cui vi parlo di qualcosa. E genericamente stavo pensando che ci sono un po' di persone che proprio non sopporto. Che poi io sono una persona un sacco socievole, mi piace chiacchierare con le persone, parlare con nuove persone, ma ci sono proprio delle persone che non sopporto. Quindi vi presento in questo video tipi di persone che odio. Che poi odiare è una parola brutta, non si usa odiare. Mia madre dice sempre non si usa la parola odiare. Quindi tipi di persone che... go away! Capita delle volte che le persone si facciano improvvisamente prendere a bene e che iniziano a cantare la canzone di cui sanno tutte le parole, di cui si sentono sicuri e vogliono cantartela e dedicartela, e non sarebbe assolutamente un problema se non ti fissassero dritto negli occhi mentre stai parlando e iniziano a cantare fregandosene assolutamente di quello che stai dicendo, perché è il loro momento da star. Ti fissano e ti fanno, magari ti mettono anche la mano sulla spalla. If I could write you a song to make you fall in love, already have you under my arm. So all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me? No! 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 Fuck no! Quello che so è che i vampiri vanno fatti a pezzi e vanno bruciati i resti. Ed è quello che farò se non la smetti di cantarmi addosso guardandomi negli occhi, ignorando quello che sto dicendo. You walk. Le persone che non rispettano le file. Già la parola fila ti fa implodere il cervello, perché vuol dire aspettare, spesso in piedi, di fare qualcosa che non sempre è a tuo favore. Quindi magari devi aspettare per fare e consegnare qualcosa, o aspettare fuori a un concerto e fa caldo e sei sudaticcio e anche sete, ma non puoi andare a bere, non puoi fare la pipì, quindi già la fila è stressante. Quando vedi delle persone che si infiltrano credendo di essere più intelligenti di te, che sei stato lì 2 ore ad aspettare, no, fuck no, torna indietro al tuo posto, altrimenti di nuovo Edward Cullen ci insegna che i vampiri vanno fatti a pezzi e bruciati i resti. Le persone che non ti conoscono e ti fanno 1000 domande. Non so dirvi quante volte mi è stato fatto l'interrogatorio di terzo grado, e parlo di quello con la luce, tipo quando sei sospettato di omicidio e ti fanno: dov'eri il 25 gennaio 2015? No, bitch! No! Le persone false che ti chiamano amore e neanche ti conoscono. Perché è assolutamente una cosa ipocrita. Tu le appena conosci, piacere Guglielma, piacere Gianfranca. Tesoro! Vieni qui, vieni, 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 amore, che ti mostro una cosa bellissima. No! Non vengo. Se mi chiami amore o tesoro, non vengo. Chi ti dice di stare calmo con aria antipatica in un momento in cui sei veramente tanto arrabbiato o sei veramente sotto pressione? Tipo, una volta ero in aeroporto e una persona al desk del check-in aveva deciso di non farmi partire solo con la mia carta d'identità, nonostante stessi andando in Europa, perché doveva vedere tipo la mia tessera sanitaria o la mia carta della biblioteca, perché non gli bastava solo la mia carta d'identità, il che era assurdo e non mi era mai successo. Quindi, prima di convincerla di farmi mandare la foto del mio passaporto, che era dall'altra parte del mondo, ho fatto tardissimo e stavo per perdere letteralmente il volo. Comincio a correre, vado ai controlli e c'era una fila lunghissima. Rispetto tutta la fila, mi faccio la fila lunghissima e per sbaglio, in un momento veramente di pressione, dimentico la bottiglietta d'acqua, che era veramente palese. È l'unica cosa che, se ti dimentichi la bottiglietta d'acqua, al 100% ti fermano la borsa e poi devi andare, te la fanno controllare, te la aprono e ti controllano tutto, ci vuole un'infinità di tempo. Perdi il volo e chiedo in inglese: mi scusi, guardi, sono in ritardissimo, per favore se mi può controllare. Relax, relax, don't stress yourself, relax. Oddio, non so dirvi quanto volevo buttarmi a terra e iniziare a gridare. Erano lì che aprivano le valigie e c'erano tipo 10 persone davanti a me, e ognuno aprivano la valigia, guardavano il prodotto. What is this? Oh, ok. Yeah, this is fine, this is fine. I professori che ti chiedono cosa devi andare a fare in bagno. Capita che tu sei a lezione e improvvisamente devi fare pipì o devi fare la cacca, perché sì, gli esseri umani fanno la cacca, o magari devi andarti a cambiare perché è quel periodo del mese, sei una ragazza e succede ed è la vita vera. Chiedi: mi scusi, potrei andare alla toilette? Che poi a me hanno sempre preso in giro perché dicevo toilette e non bagno, ma secondo me è più carino dire toilette, ma questo è un altro discorso. Che cosa devi andare a fare, menchi, in bagno? La cacca! Signori e signori, vado a fare la cacca. Volevo mettere al corrente tutta la classe durante quest'ora di filosofia. Le persone che ti parlano manco ti stessero facendo un favore. Tipo, tu entri in un negozio e la commessa o il commesso ti guardano dall'alto in basso e fanno:
questa persona assolutamente non si può comprare niente in questo negozio, la tratta a merda. Sarebbe troppo bello e mi ricorda troppo la televisione, tipo quando ero piccola, in cui il sovrano, il re, si vestiva molte volte da vagabondo per andare a relazionarsi con i suoi sudditi, per vedere quanto fossero realmente brave persone, guardando il modo in cui si relazionavano con il vagabondo, appunto lui travestito. Sarebbe troppo bello un giorno vestirsi tipo con la tuta, tutti scacciati, appena usciti dalla palestra, entrare da Chanel e fare voglio quella borsetta lì, quella borsetta lì. E loro ti guardano tipo un po' straniti e poi tuo marito ti viene a prendere fuori con tipo la più bella macchina, con la musica a palla e tutti tipo la manica in stessa e fai bitch, but I have my money. I parrucchieri che si lamentano dei tuoi capelli. Tesoro, ma cosa hai fatto a questi capelli? Oddio, sono tutti rovinati. Tesorino, ma che gli hai fatto? Ho vissuto, sono un essere umano, sono capelli, sono cellule morte e ho deciso di viverli e di tingerli di quale stremelettissimo colore avessi mai voluto tingerli. Ecco cosa è successo ai miei capelli. Babbano. Le persone che gridano al telefono nei luoghi pubblici, ma nello specifico le persone che gridano nei luoghi pubblici solo per farsi sentire o per farsi notare. Mi è mai capitato di essere magari su un autobus e di sentire due ragazze parlare o di sentire una ragazza parlare al telefono di tutti gli stramaledettissimi fatti propri, di quando è andata a letto l'ultima volta con il suo ragazzo, di quanto ha preso a scuola, quanto è stata brava in una cosa, del sogno stranissimo che ha fatto, di quanto è stata figa la serata dell'altro ieri sera in cui ha incontrato quel cantante famoso, che se per sbaglio su quell'autobus c'è qualcuno che ti conosce, you're fucked my friend, fuck! Le persone che bevono un sorso d'alcol e si prendono il pass della follia, ovvero la libertà di fare qualsiasi cosa che gli passi della testa perché tanto sono ubriache. No! Non funziona così. Le persone che ti guardano male perché ti fai troppi selfie. Partiamo dal presupposto che ho investito in questo aggeggio, che è il 21° secolo, hanno inventato Snapchat con dei filtri bellissimi e c'è una videocamera interna su questo aggeggio, non solo per fare FaceTime con mia cugina Antonia dall'Uruguay, ma anche per scattare delle foto. Non è possibile fisicamente, è una cosa provata scientificamente, cercatelo su Google, venire bene nel primo selfie. Per ultimo, ma non per importanza, anche perché potrei continuare a parlare di questo argomento forse per ore e fare parte 2, 3, 4, 5 di questo video, continuare a parlarne da sola e fare questo rant per conto mio, pubblicare dei libri, delle novelle, tutto facendo tutto da sola io. Le persone che si arrabbiano se non rispondi al telefono e ai loro messaggi. E so che è estremamente frustrante quando mandi un messaggio e una persona non ti risponde, ma per me, lavorando con internet e trovandomi sempre a rispondere a un'infinità di mail, a un'infinità di messaggi importanti, di cose di lavoro, è letteralmente impossibile andare a controllare ogni singolo messaggio che ricevo. Quindi delle volte, quando mi scrive un mio amico o una persona a cui tengo particolarmente, cerco di aspettare, di metterlo nel cassetto della mia mente, tipo quando hai tempo per favore rispondi a questa cosa importante, altrimenti il mio cervello implode. È vero che ho sempre il telefono in mano, ma ho veramente un'infinità di cose da fare, tipo scrollare profili Instagram di persone che non conosco, tipo guardare storie di Snapchat di persone che fanno una vita bellissima, mandare messaggi in diretta a persone che non mi risponderanno mai su Twitter. Cioè, dovete rendervi conto di tutto ciò, persone che mi conoscete alle quali non vi rispondo. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su e non dimenticate di iscrivervi perché escono nuovi video ogni settimana. Fatemi sapere che video vorreste vedere su MBG e da MBG è tutto. Vi mando un bacio grande e peace, love. Dubai!